siamo a Città della Pieve per la conferenza stampa di presentazione della 42esima edizione del Palio dei Terzieri. Siamo con il sindaco Fausto Scricciolo, al quale chiediamo come si rinnova ogni anno l'importanza di questa manifestazione per la città. 42 edizioni sono veramente tante. Sono tante in una storia che ha fatto crescere Città della Pieve, la manifestazione, in maniera esponenziale. L'anno scorso abbiamo avuto un successo enorme di pubblico, 5.000 persone hanno raggiunto Città della Pieve il giorno della sfida, tutte le sere le taverne hanno registrato presenze importanti, 1.500-1.600 coperti per sera, e ogni anno riusciamo a rinnovare una tradizione che sicuramente colloca Città della Pieve tra le più importanti città umbre in termini di rievocazioni storiche. I terzieri sono per noi qualcosa di fondamentale per la vita cittadina e riescono a dare il là a tutti quelli che sono le manifestazioni, le iniziative in tutto l'arco dell'anno. Il Palio è il momento clou per noi, e in questo momento clou riusciamo a portare tanta gente a Città della Pieve, ma soprattutto tanto entusiasmo, tanta passione dei pievesi che vivono la manifestazione con tutto l'amore per la città, che riescono anche a trasmettere ai turisti e a chi viene a godere delle bellezze di Città della Pieve e della bellezza della manifestazione. Dietro a questa manifestazione, è oramai consolidata nel tempo e quarantennale, c'è un lavoro immane, c'è un lavoro di preparazione che può rientrare nell'ordinario, c'è un lavoro di impronta che si realizza di anno in anno, che volge al perfezionamento di quello che già uno possiede per realizzare questa ricerca di novità che ogni anno ogni terziario riesce a mettere. E poi è una macchina complessa perché è estremamente articolata. Teniamo conto che il periodo che quest'anno va dal 13 fino al 23, il periodo del Palio, ogni terziere ha a disposizione tre serate nell'ambito delle quali organizza le proprie iniziative. Il terziere Castello tradizionalmente fin dalle origini organizza la famosa Fiera di San Rocco, la ricostruzione di un mercato rinascimentale, medievale e rinascimentale dell'epoca, la festa a Palazzo, che è la festa di San Rocco, che esisteva già, a dire il vero, da prima che si organizzasse il palio moderno. Quanti figuranti ci sono? Mediamente dagli 800 ai 900 figuranti, cioè questa variabilità che dipende dalle disponibilità di anno in anno dei vari terzieri, però la formula minima e media è quella di 800 figuranti. Onorevole Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo, pievese di adozione, ha voluto essere madrina della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2015. Per quanto riguarda il Palio, io l'ho seguito in questi anni un po' come spettatore, e anche se riconoscendo sempre poi fra i figuranti qualche persona che conoscevo del posto, poi da quando c'è la nuova amministrazione io stimo molto il sindaco, quello che sta facendo il sindaco Scriccio, i suoi assessori, l'assessore della cultura, mi hanno voluto coinvolgere un po' di più e do volentieri una mano perché questa realtà merita di essere valorizzata. Il Palio lo trovo anche questa edizione di quest'anno una tradizione, ma anche con una grande capacità innovativa straordinaria. Ritengo che sia una delle più importanti, nell'ambito non solo dell'Umbria ma dell'Italia centrale, perché se pensiamo che dura 12 giorni, che coinvolge in questo modo così ampio per tutto l'anno il lavoro, l'innovazione, la capacità di realizzare, oggi sentivo ci sarà la realizzazione di un mercato medievale piuttosto che di una stazione militare rinascimentale, la realizzazione dei costumi femminili rinascimentali ispirati a Perugino, cioè qui c'è dell'arte, c'è dell'artigianato artistico, c'è la storia, c'è la ricerca, c'è anche una trasmissione fra le generazioni molto vera, molto radicata, e io dico sempre l'Europa senza questo tipo di cultura radicata, di comunità che si ritrovano in questo rito che però viene ogni generazione innovato, sarebbe un'Europa povera, omologata e senza, che non ha più nulla da dire al mondo. Quindi teniamocele care queste iniziative, non consideriamole
qualcosa di campanilistico, perché poi mi interessa il fatto che qui si è cercato anche da parte del Comune di avere un minimo, diciamo, di attenzione a un coordinamento fra i sestieri per rendere più di qualità l'edizione di quest'anno, che mi sembra ricchissima. Il Palio dei Terzieri ha quindi le carte in regola per ritagliarsi uno spazio in una vetrina europea? Sì, infatti vorrei ospitare alcune di queste realizzazioni o simboli del Palio, che possono essere decise di comune accordo fra i terzieri insieme al sindaco, e potremo far vedere o dimostrare quella che è la cultura di una così nobilissima città, che poi era anche sede della diocesi. Diocesi infatti è Perugia e Città della Pieve, e credo che sia anche importante che in questa edizione di quest'anno sia recuperata anche la dimensione e la radice religiosa e spirituale di questo palio. Quindi ce n'è quanto basta per dare un po' più di onore e di riconoscimento anche in Europa.